La prima delle due semifinali che solitamente seguiamo in mattinata, la vittoria di Giulia Toti ed Eleonora Annibalini, che dunque sono le prime semifinali, le prime finaliste. Le altre due ragazze che giocheranno la finale qui a Mondello saranno Francesca Giogoli e Giada Benazzi, che hanno vinto l'altra semifinale contro Leonardi Lantignotti 21-19, 21-14, con Fosco Cicola, che torna a salutare. Fosco, ciao, buongiorno, bentrovati. Mentre qui li abbiamo salutati i cagnoloni Otto, Bob, Bri e Maya, che stanno praticamente, ci stanno regalando in diretta TV un'esibizione insieme all'associazione I Cani Salvataggio di Palermo. Sono in sostanza delle simulazioni che ci fanno vedere cosa accade quando questi cagnoloni entrano in azione, quando c'è da salvare una persona. È giusto un doveroso spazio che dobbiamo far vedere, perché insomma spesso ci dimentichiamo che insomma questi cani meravigliosi sono in grado di fare cose eccezionali. Dicevo, allora sarà una semifinale davvero molto interessante, perché di fatto Fosco metterà contro le uniche due coppie che non hanno mai perso di fatto a Mondello, perché hanno fatto percorso netto. Sì, sarà una finale sicuramente molto bella, agguerrita, e non vorrei dire una castroneria, ma credo che abbiano già giocato contro una partita che sia stata vinta da Benazzi. Vedremo e dopo Giocoli, magari oggi pomeriggio alle 16:30. Ricordatevelo, segnatevelo, saremo live prima la finale femminile e poi quella maschile. Posso fare una domanda? Ma tu dici segnatevelo perché tu sei abituato, perché sono sentimenti. Sì, ormai, cioè, quindi tu negli altri rivedi quello che sei tu. Io praticamente ormai segno qualsiasi cosa, ho bigliettini, pizzini, agendine, ovunque segno quello che non mi ricordo. Matteo Martino, Paolo Ingrosso giocheranno con la canotta rossa, Francesco Vanni, Andrea Lupo. Anche qui parliamo di quattro ragazzi che sanno giocare a beach volley e secondo me sarà una bella partita, tanto perché voglio vedere che coppia sarà Martino Ingrosso, perché Martino ha già giocato con l'altro Ingrosso, Matteo. Con l'altro Matteo. Questo invece è il fratellino maggiore di Danielino Lupo, ci teneva ad andare in TV. Ogni volta che ci siamo incrociati nelle precedenti tab, cioè, oh Locca, ma com'è che non mi fa andare in televisione? Io sono il fratello di Daniele Lupo e quindi mi devi far andare in televisione. Ovviamente scherzava, però oggi ci arriva con Francesco Vanni, ragazzo che, con cui tu hai giocato, tra l'altro. Eh, a parte sì, che tu hai giocato con quasi tutti nei tuoi anni di carriera, di campionati italiani. Perduri nel voler sottolineare che sono vecchio. Va bene, questo no. Sì, beh, con Francia abbiamo fatto una stagione bella, c'è un'amicizia vera e profonda, quindi sono molto legato a lui, diciamo un fratellino minore. E sicuramente sarà una partita bella, spettacolare, e ci sarà da capire questo feeling tra Matteo Martino e Paolo Ingrosso, e capire se, diciamo, il ritorno di Lupo Vanni a questi livelli è completo, perché anche loro hanno avuto problematiche fisiche durante l'inizio della stagione, quindi si sono ripresentati qui come già successo nella tappa di Cervia, dove hanno conquistato un quarto posto. Stanno, diciamo, ritornando un po' dove è il loro posto, nel senso, comunque sia, dove si sono guadagnati di essere, di stare l'anno scorso. E niente, quindi Matteo Martino e Paolo Ingrosso, che come Andrea Biati e Tiziano Andreate, che hanno vinto a Cervia e sono pronti a giocarsi l'ennesima sfida, perché ne hanno giocate tantissime nelle prime due tappe con Cecchini e Dalmolin, che sono una delle migliori squadre di questa edizione 2017 del campionato italiano di beach volley. Due finali sempre perse, però intanto loro in finale ci sono arrivati, e non è semplice. No, poi sono anche una coppia molto ben assortita, Dalmolin ottimo giocatore di muro e giocatore di grossa sostanza in cambio palla, e Cecchin bravissimo in difesa, e insomma sicuramente una coppia arcigna, difficile da affrontare. E bene, bene, perché comunque sia lo spettacolo è assicurato,
e vediamo un pochino cosa ci regaleranno invece i quattro atleti che si stanno per affrontare qui sul centrale. Tra l'altro non abbiamo detto, visto che siamo in tema di campionato italiano, Fosco, ricordiamo che sta per cominciare anche il campionato del mondo a Vienna di beach volley, e lì sarà veramente non so come dire, una battaglia vera, perché quest'anno ci sono alcune coppie sarà bello, tra virgolette, a sorpresa. Ci auguriamo che tra queste coppie, tra le migliori coppie di Vienna, ci possa essere anche la coppia del principe tricolore. Sì, quella dell'argento a Rio, Paolo Nicolai e Danielino Lupo, anche perché Ranghieri e Carambula li vedo un po' indietro, quest'anno non stanno ripetendo i risultati della scorsa stagione. Ma adesso diciamo l'incontro li vedo, ci sentiamo, insomma, però sai, comunque quelle sono dinamiche di coppia che sono sempre difficili da interpretare, da capire, da vedere. Sicuramente abbiamo tre coppie italiane al via, abbiamo sicuramente la coppia che ci sta meglio rappresentando e ci sta regalando soddisfazioni infinite, Paolo Nicolai e Danielino Lupo, e avremo Ranghieri e Carambula che magari, perché no, proprio lì potranno dimostrare il loro valore. E per quanto riguarda il femminile abbiamo la coppia Menegatti e Perri. Sicuramente la pool di Ranghieri e Carambula è abbastanza importante, perché tolti gli uruguagi, Pietro e Kairos, esatto, hanno Fijelec e Brill, dove Fijelec ovviamente sì, vecchia conoscenza e Brill, giovane talento, è il nuovo che avanza, sì, gli altri molto, sono gli ex bravo. Campioni del mondo Brewer e Musen, due qualsiasi esatto, cioè, e non hanno bisogno di presentazioni. In effetti quella è una pool abbastanza complicata. Sì, dovrei dirti per quanto riguarda le femminucce, perché comunque la pool di Menegatti e Perri è abbastanza tosta, insidiosa. Tosta. C'hanno il Pavana Yumana Paredes, sono i canadesi, Zhue Wang le cinesi e gli olandesi Vanier Serfier. Questa è nuova, perché è nuova, poi ci hanno già Vanier giocato. Vanier, campionessa d'Europa, Flier invece l'abbiamo apprezzata in indoor, non so quanto brava sia nel beach volley, non l'ho vista, fa un po' fatica, diciamo, fa un po' fatica, però purtroppo fanno fatica un po' anche le nostre ragazze in questo periodo. Vedremo per quanto riguarda, giusto per completezza, diamo anche la pool di Paolo e Daniele. Ci sono questi sì, i russi insidiosi, Stojanovski e Yarzukin, poi McCaff e Schumann, gli australiani, Schumann, due australiani, poi questa improbabile coppia della Sierra Leone, facciamo gli applausi, devono esserci, cioè, giusto che ci siano Lombi e Camara. Sì, diciamo che la coppia più tra virgolette pericolosa sono i due russi giovani, insomma, insidiosi. Però direi, pensiamo adesso ai quattro ragazzi che ci regaleranno spettacolo. Inquadratura per Paolo Ingrosso, che giocherà dunque qui a Mondello in coppia con Matteo Martino, ragazzo che, come possiamo dire, un po' fuori riga, non lo so. Guarda, io con lui il primo approccio che ho avuto è stato nel 2005 a Den Haag, eravamo a un torneo. Ho sentito Francesco che ha detto ciao Fosco. Davvero? No, grazie. Aspetta, che gli dedichiamo il momento, perché almeno non ci può dire. Attenzione, eccolo qua, Andrea Lupo, il fratello maggiore, quindi dice io sono più importante di lui perché sono nato prima di Danielino, il fratello di Daniele Lupo. Vai, bocca al lupo, buona partita. E niente, quindi Matteo giocò quel torneo con Matteo Ingrosso, fecero un quinto posto, lui era deluso perché in effetti avevano buttato la partita per entrare in semifinale. Io mi trovai a parlare con lui, insomma, gli raccontai che lui aveva fatto comunque una grandissima cosa, perché io personalmente in tanti anni non ero mai arrivato quinto a una tappa del World Tour, quindi che doveva essere tranquillo, doveva pensare a guardare avanti. Poi dopo, diciamo, le vicissitudini sono state un po' diverse, lui sicuramente è il talento più grande, che uno tra i più grandi che abbiamo avuto in Italia, sia per quanto riguarda la pallavolo che degli ultimi anni, la pallavolo e nel
Ricordiamo che Matteo Martino era nel gruppo della nazionale che arrivò quarta ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Ragazzo che ha viaggiato tantissimo, un ragazzo un po' irrequieto, che adesso quando può, lui intanto arriva dal campionato cinese, perché lui ha giocato la Serie B cinese e ha ottenuto la promozione in Superliga cinese, e adesso ci ritornerà, perché ci ritornerà, perché ha detto di trovarsi bene in Cina, e poi d'estate gioca a beach, è stato anche nel giro della nazionale, cioè, non si può dire che lui non abbia fatto cose, nel senso che ha veramente fin troppe, non so quanti abbiano avuto le occasioni che ha avuto Matteo, però il problema è che non è mai riuscito a portarne a conclusione bene una, nonostante, come diceva Fosco Cicola, davvero abbia delle doti straordinarie. Ma guarda, io penso, perché lui è un ragazzo molto particolare, nel senso che è quasi imperscrutabile, quindi beh, non saprei che dirti sinceramente. Intanto sicuramente la partita è lì punto a punto, bei colpi da ambo le parti, e vediamo che cosa andrà a rompere gli equilibri. Senti Fosco, intanto che ci siamo, visto che la partita è appena cominciata, ci descrivi un po' Andrea Lupo, e perché questi Lupo hanno comunque questo DNA del beach volley? Ma sempre guarda, più spiccato rispetto ad altri. Ma guarda, devo essere... No, una famiglia di beacher. Sì, loro sono nati e cresciuti sulla sabbia, quindi questo li ha molto agevolati, nel senso, loro hanno sempre vissuto, mangiato sabbia e fatto tutta la famiglia, non solo questo sicuramente è una cosa che li ha ovviamente agevolati, perché hanno sviluppato delle doti di controllo che magari per riuscire ad ottenerle solo con l'allenamento ci vorrebbero anni infiniti, perché poi comunque sì, in effetti, se ci pensi, il toccare tutti i giorni il pallone, giochicchiare anche con quelli più grandi e tutto, ti aiuta a sviluppare delle doti di controllo che loro hanno assolutamente. Quindi questa è sicuramente una grossa dote di Danielino Lupo. Devo essere onesto, Andrea Lupo è cresciuto, è un ragazzo col quale più di una volta insomma c'è stato da ridire, adesso sicuramente è cresciuto come lo sono io, è diventato papà, quindi sicuramente tante cose sono cambiate. Devo essere onesto, è anche molto migliorato in questi ultimi anni, lo dimostrano i risultati che ha ottenuto, e niente, quindi insomma, diciamo, questo certo. È il ciclo della vita, insomma, no? Sì. Quando si è giovani vedremo a questo punto se anche la nuova generazione dei Lupo porterà i figli che arrivano, che arriveranno, saranno all'altezza dei genitori. 7-2, hanno cominciato direi benissimo la partita Matteo Martino e Paolo Ingrosso, aiutati in questo caso ad esempio dall'errore di Andrea Lupo, attacco direttamente in rete, ragazzi che hanno ottenuto il nono posto a Vieste, il quarto posto a Cervia dopo aver giocato una semifinale intensissima con Andreata ed Abbiati, un tie break che non finiva più, alla fine ad andare in finale sono stati Abbiati e Andreata, che poi hanno vinto anche la tappa romagnola, la loro prima tappa al campionato italiano. Buono il muro, bello, Francesco Vanni. Molto bello, ha aspettato, bravo ad aprire la mano esterna per andare proprio a chiudere la linea Matteo Martino, e adesso un ace un po' fortunoso di Andrea Lupo che riavvicina di fatto le due coppie, e siamo di nuovo lì dopo un piccolo allungo iniziale da parte di Martino ed Ingrosso. 6-7. Provato a giocare la diagonale Matteo Martino. Sì, il pallone fuori, stava 7-6. Scusami, il pallone, l'alzata era un po' lunga, un pochino si è trovato sotto al pallone, è stato difficile per lui sì, chiudere. Sei invidioso dei muscoli di Martino. Devo gesticolare. No, ma è troppo Matteo, grosso, Matteo, te lo dico io. Matteo è...
troppo grossi, nel senso, per carità, adesso lui, a lui piace, ci mancherebbe, io non parlo, io non mi ricordo, io mi ricordo di Matteo quando era sì il giusto, ma adesso esatto. Poi gli è arrivata questa passione del bodybuilding, sì. È una cosa che non guardate è che spalle tanto che funzionale, ma nonostante questo, diciamo, rimane comunque un grandissimo talento. Paolo Grosso vince. Gioca la palla corta, difesa molto bene da Paolo Ingrosso, che poi va a piazzarla con il dink. Ci ha provato Vanni a opporre resistenza, niente da fare, 9-6. Ha provato a rimediare ad un'alzata non precisissima che ha messo Andrea Lupo nella condizione di piazzare il pallone dall'altra parte. Lupo, gran palla questa, finta una Diago, poi sceglie la para, si infila tra le mani. Lupo, quasi bilanciere di Andrea Lupo. Fammi vedere, questa è l'alzata di Vanni, gli è rimasta dietro, adesso non so se se l'aspettava un po' più attaccata alla rete. No, se non sbaglio ha chiamato super, la palla probabilmente era un po' troppo morbida rispetto, e quindi lui si è ritrovato in anticipo, si è trovato sotto il pallone. Per chiudere il punto numero 8. Bravo, bravo Andrea Lupo, bravissimo. Per chiudere il punto numero 8. 8-9. Francesco Vanni, gran giocata. Sì, bella la difesa sull'attacco mancino di Paolo Ingrosso, e poi bello il contrattacco ad uscire verso la riga, diciamo così, portando la palla lontana dal muro di Martino. Ancora una difficoltà di ricezione. Paolo Ingrosso può approfittarne, lo fa ancora Andrea Lupo. Come fare? Bene, è partito tutto da una buona battuta, da una ricezione non precisissima di Paolo Ingrosso, che ha di fatto regalato la free ball a Francesco Vanni, che l'ha alzata di prima per Daniele, per Andrea. Servizio a rete per Francesco Vanni, punto numero 10, gli avversari 19. Paolo Ingrosso pronto a servire. Errore di Vanni. Grave. Sì, perché più che altro che fai perdere un po' il ritmo alla coppia. Ma hai recuperato 3 punti, il cambio palla devono farlo loro, non puoi regalarglielo tu. Matteo Martino chiude la strada all'avversario, conquista il punto numero 11. 11-9, adesso è il punteggio. Il buon muro di Matteo Martino, anche in questo caso forse Fosco, la palla palleggiata da Lupo rimane un po' corta, Vanni si deve allungare con il dink, ma ormai il gioco è agevolato per Matteo Martino. Ma è il discorso che facevamo prima per la Costantini, no? La palla è corta e lui l'ha riportata nel muro di Matteo Martino, avrebbe dovuto velocizzare il colpo in diagonale per evitare proprio l'intervento di Matteo Martino. Sono stati giocati i primi 21 punti del set, si ferma il match per il primo time out tecnico. Intanto qui sulla spiaggia di Mondello ci si diverte. Beh, comunque davvero curioso il fatto che qui a Palermo ci sia il campo dopo 5 metri, ma neanche, quanti saranno? 4 metri. Ah, oh, scusami, geometra Locatelli. 5 no, 5 4, no, 4. Si è detto mezzo metro. C'è subito l'acqua, del mare, poi ci sono i cagnoloni. Questo quando, almeno sai ma che succede, quando giocavi, perdevi, almeno te lanciavi in mare direttamente. Mentre è finita la storia. Mentre qui si palla sugli spalti. Devi prenderti solo del caldo e basta. Ricordo oggi alle 4:30 del pomeriggio live su Fox Sports le finali di tappa qui a Palermo, a Mondello, una grande esclusiva di Fox Sports di quest'estate 2017. Del resto lo sapete, il beach volley è uno degli sport, non lo sport dell'estate, e quest'anno abbiamo deciso di offrirvi questa grande esclusiva con il campionato italiano. Arrivato la terza tappa dopo Vieste e dopo Cervia, siamo in Sicilia, tra 15 giorni saremo invece in campagna nel Cilento per la tappa di Casalvelino. L'attacco vincente di Andrea Lupo è stato bravo a velocizzare il colpo. Matteo Martino è andato alto, poco invadente, lui è riuscito a passare giusto sotto le sue braccia. Francesco Vanni, Matteo Martino, line shot, colpo tipico
del giocatore di beach volley, questa palla a scavalcare il muro. Matteo Martino, vai. Line shot facile line facile shot, 13, 1, per Matteo Martino, il giocatore di beach volley, questa palla a scavalcare il muro. Rivediamolo anche line shot, 13, dalla camera 11, grosso, a 90 gradi, cosiddetta da 90 gradi. Grande difesa da parte di Paolo Ingrosso. Si salvano. E poi alla fine Andrea Lupo. Bello scambio, sì. Bello scambio, tanti rischi, belle difese. E alla fine la chiude Andrea Lupo con un attacco di seconda su una buona alzata di Francesco Vanni. Ricordiamo sempre che nel beach volley non è come nell'indoor il tocco a muro, il tocco a muro vale un tocco. Due pali, un pallone, una rete, quattro giocatori. Comunque è una bella partita adesso. Assolutamente sì, ricca di spunti interessanti, difese come questa, recuperi. Al limite, un pelo sfortunato Andrea Lupo. Eh sì, un colpo di vento, la palla va di là, però il vento la teneva, quindi sì, adesso non ce n'è molto. Grande line shot di Andrea Lupo, è molto bravo perché l'alzata di Francesco non era precisissima, si è trovato con la gamba opposta davanti, questo ha fatto sì che il pallone poi si staccasse dalla rete, quindi rendendo più difficile il compito di Andrea Lupo. Intanto Fosco ti do il parziale dell'altro match, perché noi stiamo seguendo sul campo principale della spiaggia di Mondello il match tra Martino Ingrosso e Lupo Vanni, ma sul campo 2 stanno giocando anche l'altra semifinale Andrea Biatti e Tiziano Ambreata, che affrontano Matteo Cecchini e Davide Dalmolin, di fatto la finale di Cervia. Ebbene, Cecchini e Dalmolin hanno vinto il primo set 21-19. Francesco Vanni lasciando solo 14-15. Buona la scelta di Matteo Martino di staccare da rete, un po' meno attento diciamo Paolo Ingrosso, che avrebbe potuto e forse dovuto fare un passo più verso il centro del campo proprio per coprire quella zona che era la più facilmente attaccabile da parte di Francesco, vista l'alzata di Andrea Lupo. In extra rotazione Matteo Martino, 16-14. Più lo vedo e più non mi stancherò di dire quanto spreco, veramente. Ma lo dico da tempo, gliel'ho sempre detto, gliel'ho sempre ribadito. È veramente un peccato. Ora ti svelo anche un piccolo segreto: che abbia quella testa lì. E lui no, ha fatto non così. Non lo so se la testa, cioè proprio è il tuo modo di essere. Sì, sì, non certo. È che, cioè, un bravissimo, tra l'altro, Matteo è un bravissimo ragazzo. Tra l'altro. Comunque considera che a Latina mi ha chiesto quando gioco un torneo con lui. Francesco Vanni in prima intenzione. Fai tu. Va bene, ok, non aggiungo altro. 15-17, ti do il punteggio. Avresti dovuto invece, per riprenderti da tutte le volte che mi hai detto che sono vecchio. Okay. Vabbè, ma lo so che sei sempre in forma, tu basta... Cioè, no, ti non do... potrei mai, penso, cioè, faccio una partita adesso così, penso... Muori. Poi soprattutto come la giochi tu, come la giocavi tu. Tu morivi sicuro. Bravo, buono. Andrea. Bella l'alzata. Peccato, peccato davvero. Infatti si dispera Francesco per l'alzata che finisce praticamente nella rete e Andrea sì, Lupo dopo la difesa, ma bellissima la difesa di Andrea. Guarda. Lupo velocissimo nell'arrivare su questo pallone, era troppo fuori asta, ha provato ad aggiustarla Andrea Lupo, non ce l'ha fatta, peccato davvero. 18-15 per i ragazzi in maglia rossa. Grande attacco adesso di Francesco Vanni, anche qui un po' in extra rotazione per giocare una buona palla in diagonale. Ci stanno facendo vedere tanti bei colpi, tante belle uscite in attacco, belle difese, sicuramente una bellissima partita. E Andrea Lupo osserva il piazzamento della difesa, sceglie una palla in prima intenzione.
Eccolo, eccolo! Ha pensato in grosso di farla franca con questa palla corta, ma non ha fatto i conti con Lupo. Qui adesso ti faccio una il domanda. Run shot corto, ma ha giocato troppo alto. Ti faccio una domanda. Dimmi. Adesso questa palla è sua o è di Danielino? Non rispondi. No, io non rispondo. Non lo sai, sai benissimo che Danielino di questa palla ci ha fatto punti memorabili, mondiali, World Tour, europei, olimpiadi. Magari l'ha copiata da Andrea. Quindi hai preso. Okay. No, non lo so. No. Hai preso una decisione. Quindi non so secondo perché, te l'ha copiata. Ma Danielino mi toglierà il saluto dopo questa cosa. No, ma stiamo scherzando. Allora, 18-17 per Matteo Martine Paolo Ingrosso, in qui inquadrati. Provano a rientrare Francesco Vani e Andrea Lupo. Siamo alle battute finali del primo set. Mentre di là siamo sul 6-4 per Abbiati e Andreata su Cecchini dal Molin. Quindi comunque grande equilibrio anche nell'altro campo. Saranno seguite come sempre dalle in diretta dalle telecamere di Fox Sports. Martino Ingrosso che hanno fatto, giusto ricordarlo, hanno fatto percorso netto nel tabellone vincenti, non hanno mai perso, mentre Vanni e Lupo sono stati costretti questa mattina a giocare il quarto turno del tabellone perdenti, perché nel beach volley, velocemente lo ricordiamo Fosco, se perdi la prima partita ti viene concessa, scendi nel tabellone perdenti e puoi arrivare comunque in semifinale continuando il tuo percorso, il tuo torneo, rimanendo nel torneo, cioè nel tabellone perdenti. Nel caso di ennesima sconfitta, seconda sconfitta, esci, però il beach volley ti dà questa possibilità, e così hanno fatto loro questa mattina vincendo 2-0 contro Daniele Di Stefano e Carlo Bonifazzi. 18-19, vedremo come finirà questo primo set. L'attacco di Matteo Martino, aiutato dal nastro, la palla va a trovare la sabbia del campo avversario. 20-18. Un po' fortunoso il sì. Colpo, nonostante abbia preso il nastro, è rimasto comunque in campo. Set point. Attacco out di Andrea Lupo, punto numero 21, 21-18. Ma Francesco Vanni e di conseguenza anche Andrea Lupo non riesce a giocare l'attacco nel migliore dei modi. Finisce così il primo set con il punteggio di 21-18. Un peccato che questo set, Fusco, sia stato chiuso da un colpo di questo tipo, perché non rispecchia ciò che abbiamo visto. Ma è stato causato dalla ricezione forzata per far sì che Francesco attaccasse, che non se l'è sentita, e quindi si è ritrovato con la palla molto vicina alla rete e l'ha dovuta portare via, quindi allontanare dalla rete, mettendo di conseguenza in difficoltà Andrea Lupo, che intanto aveva iniziato la sua rincorsa, quindi si è trovato il pallone dietro e non è riuscito più a gestirlo. Per quanto riguardava il tabellone, giusto una piccola precisazione, un po' come ho fatto io con te i 4-5 metri, no? Esatto, no, però questa è seria, nel senso che in Italia c'è il tabellone vincenti e perdenti. A livello internazionale oramai si gioca con le pool, quindi è un sistema un pochino differente, dove comunque si ha la possibilità di giocare due partite come minimo, poi dipende se è un major series, quindi un 5 stelle, oppure da 4 in giù, perché anche lì ci sono due formule diverse, però comunque si giocano come minimo due partite. In più, se si passa la pool, si gioca il tabellone ad eliminazione diretta. Sì, sono diverse, però alla fine uno basta che comincia a seguire un po' il beach, capisce che le formule sì, sono, ma ci sono queste due, diciamo. Poi hanno deciso di differenziarle anche al World Tour, dove comunque sia c'è differenza tra le varie categorie di torneo. È cominciato il secondo set, i ragazzi con la canotta rossa sono in vantaggio 1-0, inizia il
secondo parziale, il primo attacco vincente è per la coppia Vanni Lupo con Andrea Lupo al turno di battuta. Uno pari. Matteo Martino, che ha l'abitudine di giocare Fosco anche questa cosa, a volte cambiare braccio, attacca con estrema facilità anche con il braccio sinistro, si vede che non è proprio sciolto come se fosse il destro, però è già una grande cosa giocarlo come lo gioca, perché è comunque preciso lo stesso. Beh, ma lui è un talento, c'è poco da dire, l'unica parola che lo... Occhio. Lo definisce, bella difesa di Paolo Ingrosso. Ah, forse era fuori. Sì. Muro sull'attacco di Matteo Martino, 2-1 adesso il punteggio. E poi il muro di Francesco Vanni, bravo Francesco. Molto bravo a muro, ma lo ripeto perché mi piace sottolinearlo. Quello che ho sempre insegnato e detto a tutti gli atleti è che forzare il primo tocco per permettere al mio compagno di attaccare non deve essere una scelta di chi fa l'appoggio, ma deve essere una scelta di chi attacca, perché anche in questo caso Matteo Martino, per dare una palla a filo a Paolo Ingrosso, l'ha messa troppo a filo, non l'ha attaccata e quindi l'alzata, come la fine del primo set, non ha consentito, insomma, un attacco importante. Si rifà un po' Matteo Martino, due pari. A scavalcare, ma out la palla di Francesco Vanni. Prova a cercare un line shot che è fuori. Francesco Vanni non è d'accordo inizialmente con la decisione del primo arbitro. Sembrava comunque corretta. Secondo me era fuori. Sì, 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 anche per me. Francesco Vanni, esatto. 3-2. Trova lo spazio e chiude al punto numero 3. Tre pari adesso nel punteggio di questo secondo. Francesco Vanni. L'attacco di Francesco Vanni, c'era anche il fallo però commesso a rete da Matteo Martino, che nella sua carriera è riuscito anche a partecipare a una trasmissione televisiva, cioè lui riesce a fare, ha fatto anche quello, ma anche per tanto tempo, incredibile, ha trovato il tempo anche per far quello. Ma è eclettico. Cos'era, uomini e donne? Era fatto uomini e donne. Ma anche un altro ne ha fatto. Ne ha fatto anche un altro? Ah, ecco. Quello Undressed. Undressed? No, non, diciamo, Marco, non sono Vincente, programmi Marco, che Matteo mi appassionano, Martino, quindi me lo dici tu. Quattro pari. L'attacco di Matteo Martino, si ritrova il pallone praticamente quasi all'altezza del viso. Andrea Lupo non riesce a difenderla, 4 pari nel secondo set. Alle 16.30 torneremo live con Fosco Cicola per commentare la prima delle due finali di tappa. Cominceremo con il tabellone femminile e poi a ruota anche con quello maschile. Sfida a rete risolta poi da Matteo Martino, con Vanni che era riuscito addirittura a bloccare a muro Paolo Ingrosso con una mano, guarda qui, nella sfida aerea con lui, e poi la chiusura del punto di Martino. Diciamo che in questi casi è meglio perderlo questo contrasto piuttosto che vincerlo, perché di fatto regali 3 nuovi tocchi al tuo avversario. Certo, non è una cosa semplice da decidere. In rete l'attacco di Vanni. In canotta rossa 6-4 adesso il punteggio. Io ho sempre la sensazione, poi magari qui me lo dici tu Fosco, che hai giocato migliaia di partite di beach volley, quando attacchi così è perché sei un po' anche stanco, sei un po' in debito d'ossigeno, magari arrivi da uno scambio precedente piuttosto impegnativo, o è, ma più che altro secondo me anche, ma no, sicuramente l'errore tecnico c'è, perché lui è arrivato presto sotto il pallone, poi la palla la prese mentre scendeva, ha voluto chiudere il colpo allontanandolo dalla spalla, quindi tutte componenti che fanno sì che o salti un metro e mezzo o inevitabilmente la palla va nella rete. Possono essere errori anche di frustrazione perché hai perso un'azione magari importante. Certo. Sono tanti fattori, non è uno solo. Eccolo qua, bravissimi. Bravo Francesco Vanni. Gran punto del ragazzo con la canotta gialla.
bravissimo ad autocoprire il tocco fatto al muro, bravissimo Andrea Lupa ad arrivare sul pallone, ad alzarlo perfettamente per Francesco, che peraltro avvantaggiato dall'essere mancino è riuscito a conquistare il punto. Ancora Francesco Vanti, prima intenzione. Palla in ricezione, Paolo Ingrosso gioca il line shot, difeso bene da Andrea Lupo e poi chiuso da Francesco Vanni. Il buon momento dei ragazzi con la canotta gialla che tornano a comandare in questo secondo set, 7-6, partita comunque piacevole. Paolo Ingrosso, Francesco Vanni, tocca Francesco Vanni a mettere la sua fuori. Paolo Ingrosso, ha toccato, sì, alzato tocca sportivamente il braccio Vanni. Abbiamo visto anche una soluzione diversa, cioè nel senso uno scambio che fino adesso non avevamo ancora visto. Aveva chiesto probabilmente Paolo Ingrosso una palla corta per il taglio verso posto 3. Sì, diciamo per cercare di trovarsi fuori dal muro di Francesco e... Vanni, 8-7. Anche in questo caso Vanni, Matteo Martino 8-7. Ha provato ad attaccare con non con il suo braccio preferito. La palla però rimane sul nastro e torna indietro. Sì, ma perché la palla comunque era corta, lui è rimasto troppo sotto la rete, non aveva la rincorsa, quindi non ha potuto gestire un'alzata imprecisa. Bella palla in diagonale di Paolo Ingrosso. Ricordiamo per tanto tempo Paolo insieme al suo fratello gemello Matteo hanno giocato con la canotta azzurra a livello internazionale. Matteo, a cui facciamo un grossissimo in bocca al lupo per un pronto ritorno dopo l'ennesima operazione, insomma, speriamo di rivederlo presto dove merita di essere. Ingrosso, si ripartirà dalla battuta di Francesco Vanni. Eccolo qua l'attacco di Paolo Ingrosso, 9 pari. Sul campo 2, 1 pari dopo i primi due set. Riproposto ancora questo schema. Bello, una palla veloce per cercare di accelerare i tempi, non permettere al muro di piazzarsi nel giusto modo. No, praticamente l'attacco di Vanni colpisce, se non ho visto male, sulla fronte Matteo Martino e va a trovare il campo. Se non è fortuna questa, 10-9. Io però nel dubbio l'avrei presa. Ah, queste sono palle che devono essere assolutamente prese e non si può, anche perché diciamo si ha più il vantaggio nel giocarla piuttosto che nel rischiare che la palla o meglio nello sperare che la palla esca. 11-9, accelerata ora per i ragazzi con la maglia rossa, un break che permette a Matteo Martino e Paolo Ingrosso adesso di andare sul più 2. 11-9, line shot giocato un po' così, senza nemmeno tanta convinzione da quello che... Ma mentre scende più un attacco veloce, cerca di piazzare sta palla, diciamo che da quel muro di fronte di Matteo Martino, che poteva diciamo mantenere la partita sui binari dell'equilibrio, è stato diciamo un errore di valutazione che poi è costato caro a Lupo e Vanni, che ora si trovano sotto di addirittura 3 punti. E, insomma, adesso si fa un po' complicata perché sì, comunque per quello che sembra, ovviamente il primo torneo che giocano insieme, comunque sembra esserci una buona sintonia tra i due, sembra esserci una buona amalgama, è una cosa importante perché comunque nei momenti di difficoltà quello serve. Quindi a dispetto diciamo del fatto che Lupo Vanni ormai sono una coppia consolidata, questo poteva essere un aspetto per cui Martino e Ingrosso potevano essere un po' in difficoltà. Allora intanto ti do la situazione
nell'altra semifinale Fosco, perché siamo 1-1 e appena cominciato da poco nel campo 2 qui sulla spiaggia di Mondello il tie break, il terzo decisivo set tra Abbiate Andreata e Cecchini dal Molin. Cecchini dal Molin che hanno vinto il secondo 21-11, quindi anche abbastanza nettamente. Abbastanza, esatto. E adesso conducono 4-1 nel terzo, mentre qui siamo ancora sul 12-9 del secondo, con Martino Ingrosso avanti 1-0, 21-18 dopo il primo set. L'attacco di Francesco Vanni, aveva bello intuito il colpo Paolo Ingrosso. Sì, c'era stata una chiamata di muro 2 o 4, direi 2, da parte di Martino, che quindi avrebbe pensato di coprire la parte in diagonale, quindi ho giusto lo spostamento di Paolo Ingrosso sulla linea. Molto bello l'attacco chiuso e ficcante di Francesco, che ha conquistato il punto. Buona giocata anche di Matteo Martino, 13-10, mantengono il cambio palla senza particolari problemi i ragazzi con la canotta rossa. L'attacco di Lupo, difeso da Ingrosso, che non riesce ad attaccare. Ancora Andrea Lupo, altro pallone a scavalcare Matteo Martino. Palla imprendibile per Paolo Ingrosso, colpo secco a scavalcare il lob, e qui la cade subito dopo aver superato le mani altissime di Matteo Martino. Disperazione di Matteo su un'alzata non precisissima. Questo era fallo anche secondo me, sai. E poi il nastro dà una mano stavolta ad Andrea Lupo. 12-13, si riavvicinano nuovamente. Era fallo, spieghiamolo, perché comunque sia nel beach volley non si può colpire la palla con i polpastrelli se non a contrasto col giocatore avversario. Vedo che qui Francesco ha spinto tipo, il pallone, per dire la situazione di muro che avevamo visto, esattamente, prima. Esattamente. Dato che Francesco non si è trovato opposizione dall'altra parte, avendo toccato la palla con i polpastrelli, a mio avviso, ma ripeto, solo a mio avviso, poteva essere considerato fallo. Qui bellissimo il muro in diagonale di Francesco che riporta le squadre appaiate. 13 pari. Fatto invasione. Fatto invasione, sì. Francesco Vanni, 14. Arriva il punto numero 14, intanto per il a 13. 14-13. Allora, qualche errore di troppo, un po' sciocco da parte di Lupo e Vanni, sta mantenendo vicine le coppie, perché di fondo altrimenti avrebbero preso già un bel margine. Punto conquistato da Andrea Lupo, si va al cambio di campo, sono state giocate altre. Sono stati giocati altri 7 punti. Si riparte dal turno di battuta di Andrea Lupo. Matteo Martino, Lupo si allunga, osserva la disposizione degli avversari, gioca un bellissimo roll shot sul quale Matteo Martino non ci arriva, dimostrando veramente grande manualità, perché sembra facile ma non è facile giocarlo. Eh no, ci vuole veramente un'ottima manualità, un ottimo controllo del colpo, una sensibilità non indifferente. La risposta di Paolo Ingrosso con un line shot preciso e veloce, 15 pari, ma il set è nuovamente in equilibrio adesso. Sceglie la parallela e chiude il punto numero 15. Nell'altro match invece 10-2 per Cecchini dal Molin. Cioè, l'unica spiegazione è che è svenuto qualcuno. Sì. Cioè, per forza.
Lupo. 10-2, va, vedremo come andrà a finire, però in questo faccio fatica, visto che si finisce ai 15, pensare a una rimonta così pesante. Eh sì, è difficile, diciamo che in un tie break 10-2 è quasi, quasi compromesso. Cecchini dal Molino che rischiano di fare il tris, terza finale consecutiva al campionato italiano, ci sono molto molto vicini, sbaglia tutto Paolo Ingrosso. 17-15, comincia a sentirsi profumo di tie break anche sul campo centrale. Adesso c'è stato un fischio per chiamare time out, sono in un po' in difficoltà adesso questi ragazzi, qualche errore anche qui, imprecisione in ricezione da parte di Paolo Ingrosso, e Matteo Martino non è riuscito ad aggiustare l'alzata, quindi l'attacco di Andrea Lupo in difficoltà, insomma con l'errore definitivo, e quindi il 17° punto per Lupo e per Vanni. Tanto loro qui si divertono. Beate loro che lo fanno in questa splendida davvero location di Mondello, che ospita la terza tappa del no, addirittura. Vabbè, lo era. No, beh, ci mancherebbe altro, non so io. 17-15, dicevo, terza tappa dopo Vieste e dopo Cervia. Siamo arrivati in Sicilia, fra 15 giorni saremo a Casalvelino in Campania, provincia di Salerno, poi l'appuntamento è a fine agosto con la tappa riservata alla Coppa Italia, in quel caso saremo a Caorle, e poi il gran finale con il weekend, il primo weekend di settembre, il 2 e 3 settembre alle Capannine di Catania, dove si assegnerà lo scudetto del Beach Volley 2017. Gioco fermo, Andrea Lupo è sotto il seggiolone del primo arbitro, adesso che hai combinato, se n'è venuto via, se n'è venuta via, adesso non so che cosa hanno discusso un attimo, più che altro hanno chiacchierato più che discusso. Gioca la palla corta, intuita da Paolo Ingrosso, va a giocare con il Dink, reattivo Anni, si rigioca con Matteo Martino, opta per la soluzione a tutta potenza e va a trovare il punto. Rivediamolo Matteo Martino, gran botta, c'era sulla traiettoria Andrea Lupo, ma a volte non serve essere soltanto sulla traiettoria, non bastano. Bella risposta di Francesco Vanni, 18-17, buon momento della partita. Sì, qua precisione al muro di Matteo Martino, che dovendo murare la linea non deve permettere che questo pallone passi, è l'unica palla che lui deve, diciamo così, controbattere. Andrea Lupo, siamo nel finale del secondo set, 1-0 per i ragazzi con la canotta rossa. La difesa di Lupo, palla importantissima e fa punto, 19-17, Andrea Lupo, bravo. Bellissima difesa, bellissimo anche l'attacco di Andrea Lupo. Guarda dove l'ha messa. Molto molto bravo, sì. Preso in contropiede Matteo Martino. Più due adesso. Ancora Martino. Tocca Vanni, deve giocarla subito Lupo. No! Paste. Stavolta non riesce nemmeno ad arrivare a toccare la rete. No, però è sempre purtroppo alla fine l'imprecisione nei secondi tocchi, anche questa alzata dopo il tocco a muro di Francesco, troppo staccata, troppo imprecisa e di poco aiuto per Andrea Lupo. Attacco in rete di Andrea Lupo, 19 pari. Contro break dei ragazzi con la canotta rossa. Che sport, ragazzi, da andare 20-17 ti trovi 19 pari in un battibaleno.
e quindi di nuovo tutto da rifare, sì. Soprattutto per i ragazzi in maglia gialla. Andrea Lupo ci prova, è fuori, chiama time out, ma al ritorno sulla sabbia di Mondello Martino e Ingrosso potranno battere per il match. Fosco, sì, guarda, Francesco Vanni aveva chiesto al compagno di chiamare time out già alla fine dello scambio precedente. Sicuramente Andrea gli ha detto no, andiamo avanti, facciamo cambio palla. Purtroppo è stata una scelta che non ha pagato, in quanto comunque sia hanno perso un altro punto e poi comunque hanno dovuto per forza di cose chiamare il time out. Adesso vedremo come rientreranno e cosa cercheranno di mettere in pratica per innanzitutto annullare il primo match ball che Ingrosso, sì, e Martino hanno. Senti, intanto prima che i ragazzi rientrino e che si riprenda a giocare, facciamo i complimenti alla nazionale femminile di Davide Mazzanti che andrà alla Final Six di Nanchino nel World Grand Prix. Sono state bravissime, in pochi avrebbero detto che ci sarebbero arrivati con il nuovo corso, lo hanno fatto vincendo tante partite con grandi avversari, e quindi veramente applausi alle ragazze della nostra nazionale indoor. Complimenti, bravissime. È giusto un grosso in bocca al lupo. Certo, anche perché appunto la prima settimana di agosto giocheranno le finali in Cina di questo World Grand Prix, che tra l'altro l'Italia non ha mai vinto. Attenzione, match point. Lupo sbaglia. Andrea Lupo per il 21-19, finale. Fosco, vanno in finale Matteo Martino e Paolo Ingrosso. Sì, dove incontreranno presumibilmente Matteo Cecchini e Davide Dalmolin, che stanno vincendo 13-6 sull'altro campo, ma alla fine in finale vanno i ragazzi con la maglia rossa. Tutto è nato comunque da una bella battuta di Martino. No, assolutamente, infatti il risultato è più che meritato. Sono stati molto più lucidi e determinati i ragazzi in canotta rossa nei momenti che contava, e quindi hanno giustamente meritato l'accesso alla finale di oggi pomeriggio, che li vedrà opposti, ci dico io. Crediamo adesso, no, stavo aspettando se... ma Stefano, dai, giusto un cataclisma potrebbe far sì che... Questo è quello che ci aspetta. Questa è la tua barca, la mia l'hai vista prima, esatto. Quell'altra. Allora, vi aspettiamo alle 16.30, perché poi a quell'ora cominceremo la nostra diretta per quel che riguarda le finali di tappa. Cominceremo dalla finale femminile e poi niente, proseguiremo con quella maschile. Siamo in attesa di conoscere la squadra che affronterà Matteo Martino e Paolo Ingrosso. Siamo sul 14-8 per Matteo Cecchini e Davide Dalmolin, presumibilmente sarà quella la coppia con cui giocheranno i ragazzi che hanno battuto in questa semifinale Francesco Vanni e Andrea Lupo. Per quanto riguarda invece il torneo femminile, seguiremo la finalissima, che sarà la prima che seguiremo, quella tra Giulia Toti e Eleonora Nibalini, che questa mattina hanno battuto Eleonora Gili e Silvia Costantini, le loro avversarie di finale saranno la Giogoli e la Benazzi. È tutto, grazie Fosco Cicola, grazie a voi, un saluto da parte di Stefano Locatelli, ci rivediamo alle 16.25 sempre qui live e in esclusiva su Fox Sports. Ciao.